Hi people of YouTube, welcome to a new episode of La Fabbrica di Cioccolato, che è appena scomparso per far vedere il trailer. Beh, guardiamolo. Dio mio, non voglio anticiparvi nulla di questo gioco, ma sappiate che l'ho giocato una sola volta, e mi pento della decisione che dopo vi dirò. Dio mio, i trailer capisco che sono già pre-renderizzati, però davvero, cavolo, si vede un cavolo. Dio mio, no, troppi spoiler. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio della Fabbrica di Cioccolato. Vi anticipo questo. Come ho detto prima, io il gioco l'ho giocato una sola volta. Purtroppo il disco della PS2 non ce l'ho più, ma ho recuperato quello della concorrenza, della prima Xbox. Non puoi non avere questo gioco nella tua collezione. E detto sinceramente, se riesco lo ritrovo anche per PS2, sappiatelo. E perché l'ho giocato una sola volta e, come dicevo, parlo al passato di questo gioco? Perché questo gioco io l'ho venduto. L'ho venduto per comprarmi Mystery Dungeon. Non mi pento assolutamente della scelta. Mi pento più che altro adesso, col senno di poi, di aver venduto dei giochi. Io mi pento tantissimo di aver venduto molti giochi nel mio tempo, ma nel contempo sono anche contento di averlo fatto, perché ho avuto la possibilità di giocare a giochi nettamente migliori. Comunque, torniamo a noi. Questo gioco, appunto, l'ho giocato una sola volta. Lo comprai a un Blockbuster. Suona veramente vecchio questa frase. L'ho comprato a un Blockbuster. Mamma mia, faccio schifo. Comunque, non mi ricordo nulla, né del gameplay, né della storia. Mi ricordo vagamente un solo livello. Mi ricordo vagamente, appunto, solo un livello e la fine del gioco. Mi ricordo solamente che per finire il gioco tu ti devi rifare tutti i livelli e andare a trovare certi oggetti. Ma togliamo gli spoiler. Iniziamo una nuova partita. Speriamo non ci siano filmati del film. Non credo. Se non ricordo male, è tutto fatto con la grafica del gioco. Questa è la storia di un ragazzino come tanti, di nome Charlie Bucket. Perché l'hanno fatto queste teste enormi? Tra l'altro il nonno mi ricorda uno di un corto della Disney. Charlie è quello degli scacchi. Più fortunato del mondo. Ma ancora non lo sapeva. Solo che ancora non lo sapeva. Ovviamente. La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Sono anni che nessuno ci entra o ci esce più. A parte i camion, però vabbè. Siamo tutti a casa. Lo so, nonno, vorrei tanto vederla dall'interno. E il nonno ancora non cammina nel film, ricordiamolo. Poi un giorno apparve un proclama inatteso. Cari abitanti del mondo, io, Willy Wonka, ho deciso di permettere a 5 bambini di visitare la mia fabbrica. Ho nascosto 5 biglietti d'oro in 5 confezioni di comuni tavolette di cioccolato. I 5 fortunati verranno accompagnati nella visita da me personalmente. Certo. Uno di questi bambini riceverà un premio speciale. Una fornitura vita di cioccolata. Qualcosa che va oltre l'immaginabile. Ma non ho soldi per il cioccolato. Niente è impossibile, Charlie. Vai a rubare i soldi! Il primo biglietto d'oro fu trovato da un bimbo ghiottone di nome Augustus Gloop. Perché sta faccia? Il secondo fu una ragazzina che si chiamava Veruca Salt. Papà, voglio un biglietto d'oro, subito! Il terzo fu trovato da Violetta Bonigard, un'arrogante campionessa di gomma da masticare. La vincitrice del premio speciale sarò io. Certo. Il quarto biglietto d'oro fu trovato da un maleducato genietto di nome Mike TV. Ho solo calcolato dove cercare. Una roba da... È la voce di Suneo. Per Charlie, il sogno di visitare l'amico di Conan. L'amico quello alto di Conan. Quando intervenne il destino. Ecco, coi soldi volanti così a cacchio di cane. $10. Niente è impossibile. Boiade! 10 cacchio di dollari. Comunque, questo primo livello è mezzo tutorial e mezzo inseguimento, ed è una delle poche cose che mi ricordo effettivamente. Segui i soldi, Charlie. Allora, calmi un attimo con... Ma perché? Ah, devo stare sulla... Che bel dettaglio però, aspetta, guarda. Se non sei sulla neve non puoi lanciare la palla di neve. Triangolo non fa nulla, questo...
Seleziona il dolcetto. Ok, non abbiamo dolcetti, ovviamente. Bello sto dettaglio che se non sei sulla neve non puoi lanciare palle di neve. Potrò picchiare il pupazzo di neve? A parte che la... cioè, dovresti giocare nella league veramente dei lanciatori di baseball, Charlie. Cavolo. C'è un lancio fantastico. Vuoi fare soldi? Vai a giocare a baseball. Colpisci il pupazzo? Di... non c'è... ok, non c'è il aiming. Come lo prendo? Charlie, usa le mani però, santo Dio. Usa le mani, se no col cavolo che lo prendiamo sto biglietto. Però mi sa che devo cambiare già le impostazioni della visuale. Per far cadere la banconote... ah, ok. Grazie. Ti sono saltato contro totalmente a caso. Non mi ricordo se in questi livelli ci sono dei segreti. Non credo. Però, mai dire mai, no? Dov'è il piccione? Ho sentito un piccione enorme. Il piccione de mamma. Scusate. Ecco qua. Allora, calmi tutti. Fermi. Ah, ok, calmi. Chissà se c'è modo di glitchare il gioco e andare da qualche altra parte o simili. Però vabbè, proseguiamo. Sto rumore però di gufo, anzi di civetta. Come... dove devo andare? Ah, ho capito. È palesemente messa qui proprio per essere presa. Prendiamo la scatola. Madonna mia. Ti spezzi come un ramoscello, ma sei... sei veramente forte, Charlie, guardalo. È fatto di stecco. È lo stecco del gelato, Charlie. Eppure, ma che forza di volontà. Per andare a prendere i soldi per il cioccolato. Bravo, segui al nonno, segui. Ecco qui, e via. Dove dobbiamo andare? Da questa parte, sì, da questa parte. Allora, calmi un attimo, perché... esatto, questo ci servirà dopo. Iniziamo. Dio mio. Oh no, no. Oh no. Dio mio. I miei soldi. No, no. Prendi sta scatola, Charlie. Che intanto i soldi stanno scappando. Proprio ti pre... secondo me c'è un lunghissimo filo, Charlie. E c'è qualcuno dietro che te li sta tirando sti soldi. Perché dai, non possono fare sto giro. Cacchio, però la telecamera no, aspetta. Non posso, cavolo, faccio. Vabbè, dovrò abituarmi e basta. Speravo di poter... di poter settare la videocamera, ma no. La madonna, Charlie. La miseria. A parte che vedete quella scatolona nera quando passa da una cutscene all'altra? Sostanzialmente è perché quando giocavi questi giochi il televisore era 4/3. Non avresti mai visto i lati, insomma. Ecco, oi. Calma, vabbè. Ci sono quasi... oh no! Ti stanno prendendo palesemente in giro sti soldi, Charlie. Non vogliono essere presi da te. E per prendere $10 finirà in ospedale e pagherà $1000 di cura. Bravo, Charlie. Se non ricordo male questo livello, puoi fallirlo, questa parte qua. Però non vorrei dire una cavolata. Forse mi sbaglio però, eh. Aia. Allora, intanto la visuale però, perché è così? Ah, ok, posso sistemarla, perfetto. Devo ricordarmi però che è invertita. Calmo, fermo Wonka. Ti denuncio a te e i tuoi furgoncini se mi fai ammazzare. Calmo, prendi sti soldi, Charlie. Sti soldi magici. Che poi, una cosa che non ho mai capito. Non entra né esce nessuno, ci sono i camion. Uno, due, chi li guida questi camion? Sono esseri umani o sono gli Oompa Loompa? In teoria sono umani. In teoria, questa è casa nostra? No, direi proprio di no. Vai, Charlie. Mamma mia. Che ricordi. Mi fa sentire di un vecchio. Già solo aver ricordato di averlo preso al Blockbuster questo gioco. Ma rigiocarlo completamente da zero, peggio che peggio. Vabbè, sì. Capitolo 1. La fabbrica di cioccolato. In quel momento Charlie si sentì ricco, ma ancora di più
si sentì terribilmente affamato. Vabbè. $10 bastavano a sfamare tutta la sua famiglia per una settimana. Eppure lui... Così, dopo averci pensato su, Charlie decise di spendere per sé un solo dollaro. Eh certo. Un ciocco cremolato Delizia Wonka al triplo super gusto. Clic clink! Affamato, Charlie scartò la tavoletta e le diede il primo morso. E ci trovò il biglietto d'oro. Scartandola ulteriormente per un altro morso, notò un angolino di carta lucente. Un biglietto d'oro. Era l'ultimo rimasto al mondo e Charlie l'aveva trovato. Che culo! Saluti a te da Willy Wonka, fortunato scopritore di questo biglietto d'oro. Per quanto le sue gambette glielo permettevano, Charlie corse a casa per mostrare il biglietto alla famiglia. Così, per quanto glielo permettevano, Charlie, nonno Joe e gli altri quattro piccoli possessori dei biglietti. Ma pensavo quegli altri piccoli bastardi. No, della fabbrica di cioccolato, esattamente come riportato. Ma che brutta Violetta! E tutti si aspettavano grandi cose dalla spiritatissima. Non staccherò gli occhi dal premio. Divorerò tutti i cioccolatini, un le caramelle, un tutte le altre. Sembra uscito da Nightmare Before Christmas. Ma Dio mio, ma l'ha fatti Tim Burton sti video e questo è Vegeta. Siamo dei videogiochi. Credi che il signor Wonka ti riconoscerà? Chi lo sa? Sono anni che non lavoro più per lui. Eh beh, certo. Esattamente all'orario prestabilito i cancelli della fabbrica chiusi. Ma perché lui l'hanno fatto biondo che aveva i capelli castani scuro? E mostrarono Willy Wonka in persona. Cari visitatori, è con estremo piacere che vi porgo il benvenuto nella mia umile fabbrica. Ciao. Presto, Wonka. Non possiamo attardarci, c'è molto da vedere. Essendoci poco tempo e molto da vedere, la visita ebbe inizio e furono guidati verso il cuore vero e proprio della fabbrica Wonka. La cascata di cioccolata. È magnifica. Inoltre qui è tutto commestibile. Era proprio così. Ogni cosa attorno a loro era fatta di sostanze deliziose, persino i fili d'erba che delineavano le sponde del fiume di cioccolato. Mamma mia.